Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi. Ciao, bel parco. Lo sai che io non sono mai stato un grande frequentatore di questa zona, ma è veramente bello il parco, veramente grande. Peccato che alle tue spalle è pieno di bottiglie, di cose. È pieno di sudici. Meno male che la riqualificazione del Pionta, ma se questa... Questa è la famosa villa abbandonata dove vedi ci sono i passaggi, eccetera. Ho capito. Però noi siamo, oltre a mostrarvi questo, che insomma ci conferma come al di là di quelli che sono i i propositi dell'amministrazione comunale, finché non si mette mano a questi immobili dove sono belli. Questa, tra l'altro, ristrutturata potrebbe essere molto bella, però vedete che ci sono passaggi notturni pieno di bottiglie, visto che lavoro che c'è. Poi la rete è tutta abbassata, no? È veramente vergognoso. Sì. E poi se qui non ci può vedere, questo è un parco dove ci sono i giochi per bambini, ma infatti non c'è nessuno, siamo in pieno pomeriggio. Come tu ce lo porteresti un bambino qui? Assolutamente. Tra l'altro no. Ci sono persone che, diciamo, magari non fanno niente di male, però sono, diciamo, tutte radunate nello stesso posto, e alcune abbiamo visto che consumano queste bottiglie di birra che poi sono tutte accatastate là per terra, insomma, mi sembra. Non solo, sono poi semi nascoste stanno, capito? Esatto. Non è che stanno a in mezzo al parco a farsi vedere, a fare qualsiasi attività, sono là. Appunto, da parte riservati, completamente estranei al parco, chissà cosa fa. Però noi siamo venuti qui oggi per farvi vedere una targa che era dedicata al Papa. Ti ricordi quando il Papa venne ad Arezzo? Sì. Nel 1992. Siamo venuti oggi qui a far vedere una targa, mentre non ci aspettavamo di trovare una situazione così di evidente degrado. Degrado, assoluto. Però abbiamo fatto questa passata giusto per farvi vedere come la situazione, malgrado gli impegni e tutto, purtroppo è quella che avete visto. Questa doveva essere una targa di ricordo, con tanto di olivo che fu piantato all'epoca, della visita di Papa Wojtyla ad Arezzo. Vedi, Santo Padre Giovanni Paolo II, era il 1992. Peccato che... Sembra un pezzo di legno, un asse. Sembra un pezzo, considerato, insomma, non si capisce assolutamente niente. Magari tu riesci a capirlo perché sai che era di quello, quindi il Patri si legge Giovanni forse, però insomma, perché lo sai, se no altrimenti non si legge più niente. Ormai se n'è andata tutta completamente. Vabbè, l'olivo cresce però, dai. L'olivo cresce, e l'olivo è un bel segno, no? Esatto. Come dice Vecchioni nella quella famosa canzone Sogna ragazzo sogna, pianterai un olivo convinto ancora di... Non la conosco perché a me Vecchioni piace poco. Non avevo dubbi. Vabbè. Io sono molto più effimero. Però donna con la gonna, quella è effimera. Sì, quella anche se c'è un significato profondo, quella di questi tempi, dove non si sa più cos'è. Magari più Samarcanda. La comunque è un peccato che andrebbe ridata la memoria a questa targa, e all'olivo c'è, per carità, la targa però dovrebbe ricordare meglio questo evento, considerato quanto ancora è amato, beato Papa Wojtyla. Beh, vabbè, soprattutto perché loro che ce l'hanno messa, dovrebbe essere importante poter far capire cosa c'è scritto. Penso che sarebbe importante, così non si disperderebbe la memoria. Invece così è un ulivo in mezzo a tanti, non si capisce perché, il perché del significato di questo ulivo in particolare. Vabbè, diciamo a coloro i quali l'hanno messa se intervengono e fanno sì che uno possa rileggere il motivo per cui abbiamo messo questa targa qui davanti. Facciamo questo appello a chi non so chi l'ha messo. Facciamo questo appello che venga qui. Penso che non è ancora al lavoro. Magari a questo punto qui, se l'incisione diventa più difficile, verniciamolo, così almeno si leggerà. Bene? Bene. Non dimenticando anche la scena che abbiamo visto prima, con questa villa bellissima, dove tutti sanno che ci entrano. Questo ambito di riqualificazione complessiva del parco, esatto. Che è molto bello. O quantomeno se ancora non puoi intervenire, cioè fare in modo che le recinzioni, cioè visto la recinzione è tutta saltata, degrado totale a pochi metri dal parco per bambini, desolato invece frequentato da altre persone. Bene, okay. Ci vediamo, non tanto bene, ci vediamo comunque domani.